Durante la giornata di ieri, 14 febbraio, la SF24 ha percorso i primi 200 km consentiti dal Filming Day. Io ero lì, sul ponte di Fiorano, 7 ore in piedi, con centinaia di tifosi e anche Mara San Giorgio per Sky Sport Formula 1. Atmosfera stupenda, imperdibile. Per esperienza personale vi dico che nel 2022-2023 non si erano raggiunti questi livelli di partecipazione neanche per metà. Il che è strano, considerando che veniamo da un anno di dominio Red Bull, però evidentemente il tifoso Ferrari è diverso, in positivo, per fortuna. Dicevo, 200 km e circa 66 giri totali di percorrenza su una pista, quella di Fiorano, di 3 km, metro più, metro meno. Charles Leclerc e Carlos Sainz ovviamente si sono suddivisi il lavoro per metà, 100 km ciascuno, di mattina ha girato Sainz e il pomeriggio Leclerc. Il lavoro per Carlos è cominciato alle 9:15 di mattina e si è protratto più o meno fino alle 12. Questo suggerisce che ha trovato una pista tendenzialmente più fredda e anche meno gommata rispetto alle condizioni che ha poi ritrovato Leclerc nel pomeriggio. A breve ovviamente approfondiamo, ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale, campanella delle notifiche attiva, seguitemi anche su Instagram, specie in questi giorni, ve lo consiglio, e poi alla fine l'obiettivo resta sempre lo stesso, trasformare questo segmentino degli iscritti fino al 100%. Ed ora, come sempre, torniamo a noi. Comincio col dire, per chi non lo sapesse, che il Filming Day è un vero e proprio test in pista vestito da evento promozionale a favore di sponsor. Per cui sì, la monoposto è seguita da un'auto stradale dotata di 1000 telecamere, in questo caso una Stelvio, più anche un drone, con l'obiettivo di registrare filmati da un po' tutte le prospettive che finiranno poi sui canali social. Detto questo, la SF24 fino ad ora è l'unica monoposto ad aver assaggiato la pista già due volte, prima con lo shakedown del 13 febbraio post presentazione e ieri, 14 febbraio, con 200 km di Filming Day. Ora, moltissimi di voi, sia dal vivo sia in privato, mi hanno chiesto che cosa ne pensi del comportamento dinamico della SF24 in funzione di quanto visto dal ponte di Fiorano. Con estrema trasparenza rispondo che è impossibile dare giudizi ponderati, io poi non sono il tipo che spara stronzate solo per dire qualcosa, anche perché il mio ultimo termine di paragone è quello con la F175 monoposto 2022 che ho visto girare il 6 febbraio. Quindi ovviamente preferisco affidarmi, e dovreste farlo anche voi, lo farete, alle parole ufficiali di Charles Leclerc, che ha dichiarato dopo lo shakedown di essersi sentito molto più in confidenza rispetto a 12 mesi fa. C'era più feeling con la macchina, si è sentito meglio, le sensazioni sono state molto più positive. Ed io onestamente ripartirei da qui, anche perché le cose interessanti da dire sono essenzialmente tre. La prima, banalissima e scontata, forse neanche troppo, è che i primi 200 km sono stati svolti senza intoppi, senza alcun tipo di problema. Niente uscite di pista, niente testa coda, niente cose strane. Vero, le temperature erano invernali barra primaverili perché faceva abbastanza caldo. Vero, sono stati utilizzati pneumatici di test, però lato affidabilità, obiettivo raggiunto. La seconda cosa molto interessante è che durante i vari run sono state testate diverse altezze da terra e lo si notava molto bene dalle scintille provenienti dal retrotreno nell'unico rettilineo sulla pista di Fiorano. Quindi, evidentemente, da un lato altezze da terra diverse e poi, credo, anche carichi di carburante differenti. Per ottenere una simulazione più completa, non dico con 100 kg di benzina, ma sicuramente con almeno metà del serbatoio carico. Il terzo fattore degno di nota che mi ha incuriosito, in realtà non solo me ma tutti i presenti, è stato notare circa alle 3 di pomeriggio, in uno dei vari run percorsi da Leclerc, un quadrato bianco, letteralmente un riquadro posizionato, disegnato nella parte iniziale dell'engine cover. Evidentemente quella è una zona della carrozzeria che Ferrari sta tenendo d'occhio, ma la cosa interessante è che sono stati provati due cofani motore differenti. Quello che identifico con il quadrato bianco ha una leggera gobba ed una estensione terminale fino al retrotreno più corta rispetto all'altra variante. Quella standard invece, senza il quadrato, ha un andamento più lineare e meno discontinuo, con una leggera gobba vicino al numero del pilota. Vi segnalo tra l'altro che il cofano motore presentava un'unica presa d'aria laterale, perlomeno sulla parte sinistra, mentre l'auto presentata in diretta mondiale aveva 4 sfoghi per l'espulsione dell'aria calda. Il motivo è molto semplice: utilizzando mappature non da gara, con temperatura dell'aria e temperatura d'asfalto, non da mondiale di Formula 1, le esigenze di raffreddamento sicuramente non erano poi così spinte. Insomma, 200 km svolti senza problemi e quasi senza sbavature, sia da parte di Carlos che di Leclerc, se non un paio di gomme messe sull'erba da parte di Charles,
che un infartino ce lo ha fatto venire. Logicamente aspetteremo ulteriori dichiarazioni ufficiali. E a proposito di ufficialità, attenzione, Enrico Cardile ha dichiarato che in Galleria del Vento sta già girando ed è in fase di test un nuovo bodywork. Quindi un nuovo pacchetto evolutivo legato alle forme della carrozzeria che verrà presumibilmente montato dopo il Bahrain. Dopo aver sondato la competitività degli avversari. La monoposto presentata il 13 febbraio, che poi ha fatto Shakedown e Filming Day, non dico che sia da considerare una variante beta, ma la piattaforma aerodinamica che abbiamo visto è quella standard. È di fatto un cantiere aperto e questo vale per tutti i team. Il fatto che abbiano provato cose nuove è un bel segnale, è indice di reattività. Poi è chiaro che in Bahrain, la prossima settimana, si comincerà a fare sul serio anche a livello di power unit, perché sì, fidatevi delle mie orecchie, ieri la SF24 a livello di power unit e di mappature ha giocato parecchio.